Con Giordana Giordini, buonasera, che è collegata con noi via Skype, che è anche presidente degli orafi di Confindustria Toscana Sud. Non so se anche lei ci regalerà gli stessi sorrisi, perché insomma abbiamo letto che per loro è un momento molto delicato, non solo per loro, ma lo è anche per voi. Però l'oro è uno di quei settori per cui si sta, come dire, chiedendo una ripartenza anticipata, per così dire, rispetto all'inizio di maggio. Buonasera. Sì, si sta chiedendo un accesso alle aziende anticipato, in quanto la maggior parte delle nostre aziende, sono ferme anche perché tutti i mercati del mondo sono fermi. I nostri mercati di riferimento, qui del distretto di Arezzo, che ricordo è il primo distretto orafo, europeo, i principali mercati sono il mercato americano, il mercato di Dubai, il mercato asiatico e sono tutti fermi. Per cui chiediamo un ingresso anticipato nelle aziende, ma alcune aziende già lo fanno con la deroga che hanno chiesto alle prefetture, per riorganizzarci e per farci trovare pronti alla riapertura, ma in questo momento stiamo soffrendo moltissimo. Ecco, lei stessa con la sua azienda, con l'azienda che porta il suo nome, si è dovuta fermare e raccontava anche in un'intervista sui quotidiani in questi giorni le difficoltà sono appunto quelle di doversi rapportare con mercati esteri che in questo momento sono a loro volta fermi, magari per lo stesso problema, cioè per l'emergenza Covid. Certo, sì, sono fermi e sono indietro rispetto a noi di almeno un paio di settimane, per cui noi ci sentiamo quasi quotidianamente con i nostri clienti, però purtroppo sono nelle stesse condizioni nostre, sono chiusi in casa, non hanno accesso agli uffici, si sta parlando chiaramente di grossisti che hanno degli uffici vendita, per cui sono la ripartenza anche nostra. E poi è subordinata alla ripresa delle altre parti del mondo. Quindi siamo da una parte vogliosi chiaramente di riprendere il prima possibile l'attività in azienda, ma anche preoccupati perché chiaramente non avendo domanda, se non quelle poche aziende che lavorano con l'online, con i canali televisivi, la grande distribuzione televisiva, soprattutto quei grandi cataloghisti americani, però ecco, si tratta di una piccolissima parte, la maggior parte delle aziende di Arezzo, che sono 1200 circa, sono in difficoltà perché appunto i clienti sono chiusi e sono fermi. Ecco, in più, come dire, tutte dovranno affrontare anche degli investimenti inevitabilmente per ripartire, per sistemare le loro aziende, predisporle a una lavorazione che dovrà seguire una filiera leggermente diversa. Ecco, secondo lei questo potrà essere, come dire, un contraccolpo ulteriore oppure le aziende sono pronte a mettersi in regola quanto prima? Le aziende sono ovviamente pronte a mettersi in regola perché non abbiamo nessun'altra scelta, però non è facile in un momento di crisi e di difficoltà come questa dover investire ulteriori soldi per cercare di adeguarsi. Lo dovremmo fare. Il distanziamento di 1,80 m proposto dal governatore Rossi non è facilmente attuabile perché chiaramente nella lavorazione interna, nella produzione delle aziende, è piuttosto difficile, 1,80 m è molto, non è 1 m. Comunque ho letto, se non sbaglio, che se non riusciamo a mantenere il 1,80 m è necessario che ogni lavoratore indossi una mascherina FFP2 oppure due mascherine chirurgiche e mantenere almeno 1 m di distanza. Sarà molto difficile, sarà difficile perché poi chiaramente molti non sono fermi in un posto di lavoro, ma comunque girano per l'azienda. Ricordo reparti come galvanica o macchinari, per cui c'è la necessità dell'operatore di muoversi costantemente, quindi quello sarà molto difficile. Come forse non è chiaro abbastanza, perlomeno per me e per i miei colleghi, il punto sulla sanificazione, perché la sanificazione delle aziende non abbiamo capito se deve essere una sanificazione diciamo che si può fare anche con il nostro personale addetto alle pulizie in azienda,
oppure se deve essere fatta una sanificazione da aziende specializzate che comunque oltre alla spesa dovranno entrare nelle nostre aziende, che ricordo sono aziende orafo, per cui non è neanche molto, diciamo, semplice insomma farli entrare, per cui ci sono molteplici difficoltà e siamo abbastanza preoccupati e credo che il ritorno alla normalità, speriamo, sarà lungo, dovremmo aspettare ancora un bel po'. Grazie a Giordano Giordini anche per averci, come dire, riportato poi su un tema molto concreto, che è quello che ci interessa anche analizzare, delle difficoltà che poi avranno le aziende per ripartire. Grazie ovviamente e grazie, buon lavoro quanto prima, questo è il nostro augurio.